Siamo partiti appunto da un'evidente presenza dei vigili urbani, allora così si chiamavano, all'interno della Resistenza, evidenza testimoniata dallo stesso luogo dove ci troviamo, la sala riunioni in via Beccaria, si chiama Salone Martiri della Resistenza, e all'ingresso di questa sala una lapide ricorda i colleghi caduti per la libertà. Il libro ha comportato una lunga ricerca perché negli archivi storici sia dell'ANPI che della Casa della Resistenza di Sesto San Giovanni non vi era traccia. Stavamo di alcuna documentazione riguardante la polizia locale, i vigili urbani di allora nella Resistenza, però si sapeva che erano stati un elemento determinante nella lotta di liberazione della città. Basti pensare che c'era una brigata Garibaldi, Luigi Brambilla, dedicata a un vigile urbano, una brigata Garibaldi della zona nord-est Milano, la Martesana, Gorgonzola, Melzo, di quelle zone lì, perché Luigi Brambilla era un vigile urbano milanese che però era di Gorgonzola. Quindi esisteva questa memoria storica, ma non c'era in documentazione. E qui arriva il secondo elemento. Il secondo elemento è che a un certo punto si sa che uno dei comandanti di un'altra brigata, la 113esima bis, si chiamava Fiocchi, e per scrupolo abbiamo chiamato il collega Mirko Fiocchi, ancora in attività di servizio, e gli abbiamo chiesto se per caso quel Fiocchi famoso che comandava la 113esima Brigata Bis Garibaldi del Giambellino fosse un suo parente, e fortunatamente era il nonno. E alla domanda se per caso il nonno avesse conservato dei documenti, la risposta fu sì, ho a casa una valigia piena di documenti. Il libro nasce non solo per le ricerche fatte, ma anche grazie a Mirko Fiocchi e a suo nonno. Nel corso delle ricerche ci siamo imbattuti in questa figura straordinaria che è Luigi Vacchini, che è uno dei quattro nomi riportati nella lapide che c'è all'interno di via Beccaria. Siamo riusciti anche a far posare una pietra d'inciampo davanti al comando che ricorda Luigi Vacchini che appunto entrato subito nel 1943 nella Resistenza, è stato poi deportato a Ebensee, dove è morto di fatica a causa delle sofferenze e delle torture patite. È stata una cerimonia straordinaria, c'era la presenza di Liliana Segre che ha detto anche una cosa che ci ha reso molto orgogliosi, e cioè che gli ebrei venivano deportati per il solo fatto di essere ebrei, di essere nati ebrei, mentre altri erano finiti nei campi di concentramento perché avevano fatto la scelta giusta. E Luigi Vacchini è un uomo, un collega che ha fatto la scelta giusta. E questo lavoro è stato un lavoro di ricerca corale. Con me hanno lavorato Eugenio Pavesi, Alessandra Longoni e Anna Maria Pesenti, tutti i colleghi. Per quanto riguarda l'edizione del libro, dobbiamo ringraziare Gianfranco Peletti e la sua associazione. Il libro, infatti, lo si può trovare attraverso Amazon o recandosi agli uffici dell'Associazione dei Vigili Urbani qui in Beccaria, dove ci sono delle copie cartacee a disposizione. Ritengo importante precisare che gli eventuali proventi, qualsiasi anche minimo guadagno che dovesse arrivare dalla vendita del libro, verrà devoluto al fondo benefico della Polizia Locale di Milano.